Rai è ufficialmente il caos. Dopo l'abbandono di Amadeus sono molti altri conduttori e giornalisti che stanno scappando dalla televisione nazionale. I dirigenti Rai stanno affrontando un momento molto difficile, perché hanno dovuto rinunciare a un pezzo da 90 come Amadeus, che a breve sparirà dallo schermo e andrà a 9. L'ultima puntata di Affari Tuoi è già stata registrata e il clima non è dei migliori. Ma se per Amadeus poteva avere un senso, non si capisce come mai in questi ultimi tempi i dirigenti abbiano innescato polemiche con molti altri conduttori o giornalisti. Rai nel caos. Ecco a chi tocca. Fuggire, dopo Amadeus. Dopo che Amadeus aveva dato l'annuncio del suo addio, non sono mancate polemiche, veleni e dichiarazioni piuttosto imbarazzanti da parte dei dirigenti e dello stesso conduttore. Adesso arriva la notizia di un altro grande disaccordo, questa volta con la giornalista Sabrina Giannini, che conduce Indovina chi viene a cena, un programma dedicato ai temi di sostenibilità e ambiente. La giornalista ha ottenuto un buon successo con gli ascolti, anche perché il tema è molto attuale. Nonostante ciò, la Giannini ha denunciato una mancanza totale da parte dei dirigenti di portare avanti il suo lavoro. Non si capisce come mai la Rai non enfatizza i programmi che vanno bene e, invece, insiste a mandarne in onda altri che in realtà stanno calando di share e popolarità. La giornalista, in un lungo sfogo, si scaglia contro i dirigenti che definisce sordi alle sue richieste, ovvero di sapere il futuro della trasmissione. Lo show, nato nel 2016, è divenuto popolare e apprezzato dai telespettatori. In onda su Rai 3, dopo le prime 6 puntate dell'anno potrebbe subire lo stop definitivo. Temo che il programma non riprenderà, ha detto la giornalista in toni delusi ma anche molto arrabbiati. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma. Al momento siamo fermi. Non possiamo lavorare. La questione sollevata dalla giornalista non fa che dimostrare che all'interno della Rai c'è qualcosa che non va, e parte proprio dai vertici. Non dimentichiamoci le polemiche sulle presunte pressioni da parte del governo Meloni, e il fatto che non si sa se esista una strategia aziendale per migliorare gli ascolti della rete televisiva nazionale. Secondo la giornalista, la Rai vuole intenzionalmente mandare via tutti, anche se non si sa chi sostituirà i vari conduttori e personaggi noti.